Uno sciopero nazionale dei lavoratori del Ministero dei Beni Culturali è stato annunciato qui alla sede della CGIL di Arezzo, dove i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL hanno convocato una conferenza stampa per riportare il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro al centro dell'attenzione pubblica dopo quanto accaduto all'interno dell'Archivio di Stato di Arezzo. Nel 1800 si moriva di un gas nelle miniere, si metteva il canarino per rimanere in vita. No, siamo a questi livelli, ma stiamo scherzando. È fuori di capo, va sburocratizzato tutta l'azione sulla sicurezza. Ci vuole più organico preposto, più ispettori, ci vogliono corsi più appropriati e più tempo per mettere in condizioni i lavoratori di avere un comportamento attento, anche attento in strutture come queste, dove obiettivamente era impensabile per tutta la cittadinanza aretina che si potesse morire in un ambiente del genere. Quindi credo che se non ci ascoltano è un problema serio, dovremo fare tutte quelle mobilitazioni per quello che ci è permesso fare, perché queste cose non accadono veramente più, perché un disonore per tutti. La legge sulla sicurezza ci sono, non c'è bisogno di avere nuove leggi, però bisogna esercitare un minimo di controllo. Ecco, io ho parlato di piano di valutazione dei rischi che ogni azienda dovrebbe avere, piano di valutazione dei rischi che dovrebbe essere discusso ogni anno tra lavoratori e impresa, per vedere quali sono i passi in avanti che si fanno per migliorare i propri luoghi di lavoro, per migliorare i luoghi dove visitate dalle persone, per migliorare gli edifici pubblici. Ecco, lei ha detto che bisogna introdurre l'omicidio del lavoro, che significa? Beh, è una proposta forte, lo mi rendo conto, però il 1° maggio iniziativa Prato Unitaria Nazionale proprio sulla sicurezza del lavoro, già ci rendevamo conto che il problema è molto grande, lo stiamo toccando con mano purtroppo adesso, e venne fuori la proposta di un inasprimento delle pene rispetto a responsabilità certe, perché insieme alla prevenzione, insieme alla conoscenza, insieme ai controlli, bisogna anche pensare che laddove poi non si rispetti quello che sono gli obblighi di legge, poi ci venga anche una pena adeguata.